qui a Bisegna da San Sebastiano dei Marsi da 8 giorni ormai, dal 17 che era domenica scorsa, e questa sera si concluderà qui in piazza Cavour qui a San Sebastiano con il concerto dei meravigliosi ragazzi che sono intervenuti da tutto Abruzzo. Ma da dove sono... arrivano questi ragazzi? Quanti sono? Sono 45, da tutto Abruzzo. Ci sono dei ragazzi dalla Puglia, dei ragazzi dalle Marche e un ragazzo da Roma. C'è anche una ragazza ucraina? Una ragazza ucraina che abbiamo ospitato, che è andata via ovviamente per la guerra da Odessa, e tramite amici musicisti ci hanno chiesto una mano per farla stare con noi almeno questa settimana e poi in attesa di riorganizzazione. Che cosa ti hanno raccontato questi ragazzi? Che cosa hanno apprezzato di più in questi giorni? Intanto sarebbe curioso chiederlo a loro, ma ogni volta che io faccio questi corsi, perché questo è il terzo anno e diventiamo sempre di più, intanto quest'anno per fortuna il Covid ci ha lasciato un po' in pace e riusciamo a suonare tutti insieme, ci sono di nuovo i fiati e loro imparano tantissimo. In questi 8 giorni sono cresciuti. Età più o meno? Allora, abbiamo avuto il più piccolo di 7 anni e il più grande ne ha 25. Che strumenti suonano? Tutti gli strumenti di un'orchestra sinfonica più la batteria. Nino, 33 anni, un investimento a San Sebastiano, il paese dell'orso. Tanti turisti oggi, tanti turisti in questi giorni, un giorno particolare, c'è un concerto. Perché questo piccolo investimento a San Sebastiano? Perché amo il mio paese e credo fortemente nella rinascita dei piccoli centri. Per una settimana abbiamo ospitato 50 ragazzi che suonano strumenti di ogni genere, tutti provenienti da Pescara, e con tutti i paesani li abbiamo accolti nel miglior modo possibile, facendogli godere la meraviglia di questo luogo. E non possiamo uno dei posti dell'anima, perché esatto, questo è proprio questo dell'anima. È il posto dell'anima, sì, perché questo è stata, questo posto, la location di un film famoso, esatto, di Milani, del caro Riccardo Milani e la carissima Paola Cortellesi. E che era seduta lì. Era seduta lì, sì, esattamente. Okay. Quando è Mentre partita dopo quella la pupazza e dopo è andata a cercare l'orso. È andata a cercare l'orso. Meraviglia. Quest'anno ci sono i turisti post-Covid, quest'anno è tornata. Sì. Diciamo che luglio non è stato molto appagante, probabilmente perché abbiamo ancora il Covid che gira, però riponiamo tutte le speranze per agosto. Anzi, vi invitiamo a venirci a trovare a San questo Sebastiano. Posto meraviglioso. Evviva San Sebastiano de Marzi!